che rappresenta circa 800 comunicatori che lavorano in ambiti diversi, partecipa a questa maratona perché crede nell'urgenza di far sentire all'unisono la voce degli operatori del settore, ma anche perché vuole ricordare l'importanza della comunicazione professionale per creare e gestire relazioni con i diversi attori sociali. Come sappiamo, cresce il valore del cosiddetto capitale relazionale, che è considerato sempre più importante anche dagli investitori. La nostra professionalità ci permette di gestire quindi un patrimonio di relazioni che mettiamo a disposizione delle organizzazioni con cui collaboriamo. Ci sono attività che potranno in futuro essere sostituiti da soluzioni tecnologiche, la nostra però non è una di queste. Le relazioni sono un patrimonio che difficilmente può essere sostituito da un robot. Questa crisi ci ha anche fatto toccare con mano la necessità che la comunicazione sia gestita da professionisti. Abbiamo visto come diciamo, il processo di disintermediazione ha portato anche dei danni anche gravi. Sono aumentati, per esempio, il frastuono, il rumore di fondo. Mi piace dire che siamo di fronte ad uno sciame comunicativo dove tutti intervengono per esprimere le proprie idee, ma non sempre lo fanno con competenza e con attenzione. E soprattutto la cosa che mi preoccupa di più, non considerano l'impatto delle azioni che realizzano. Sapere quale sarà l'impatto del proprio modo di comunicare dei propri messaggi è molto importante. Vorrei che si ripartisse presto, come tutti, ma vorrei anche ripartire col piede giusto, facendo tesoro degli errori del passato e andando verso un futuro dove la sostenibilità sia, un valore per tutti. Grazie.